sulla via di Damasco e capita che era per illuminarmi. Quindi sei un perseguitore e stranamente ti trovi un uomo del tutto diverso. Questa è la metà, ragazzi. I greci puntavano alla metà. C'è la trasformazione, quindi è come dire, è una riprogrammazione della mente. La conoscenza di noi stessi tramite un percorso indiretto ci riprogramma profondamente. Quindi la vita è una sfida. Una sfida. Una sfida. Perché è una sfida? Perché è trasformazione. Cominciamo a fare le assonanze con la luce.
c'è volato. Beh, è così interessante. Molto piacevolmente. Allora, finisco. Sì. Allora, vediamo un po' di penetrare questo scrigno, dove ci stiamo cercando di penetrarci sia con la chiave delle rappresentazioni, sia con la chiave razionale, no? E vediamo. La parte più... abbiamo toccato il fondo di questo scrigno. Quello che, tenendo conto dei nostri difetti e dovendo lavorare sull'incertezza del futuro, dove non rischiamo di bloccare la vita, cioè perché la blocchiamo? Il tentativo di rendere certo ciò che è incerto paralizza noi e paralizza la vita stessa. Però questo è il punto. Noi qui dobbiamo sbagliare, non ci dobbiamo prendere lo stesso sbagliato, siamo destinati a sbagliare. C'è un programma di errore, perché con questo programma di errore il programmatore di questo computer ha detto, d'ora in poi ho messo un bel arbitrio, che è la parte consapevole di noi, le nostre memorie lunghe, tramite le quali voi potete fare gli aggiornamenti e riprogrammarvi da soli. Quindi c'è veramente uno scopo molto particolare per fare un percorso spirituale. Siamo costretti a sbagliare, sapere che sbagliamo e poi, ed ora finisco con una chiave e poi vi presento un altro racconto. E finiamo così. La chiave su, per non essere deluse, capace di bloccare la vita, Gesù ti dice che quando si cammina, è come camminare sulle acque qui, bisogna imparare a camminare. Che significa camminare sulle acque? È una rappresentazione. Cioè, quando sei saggio sai camminare sulle acque, significa camminare su un elemento mobile. E qui è camminare sulle acque. Padroneggiare l'elemento. Come si cammina sulle acque? Non si possono servire due padroni. Come, che tipo di aggiornamento devo fare? Bene o male, sul programma precedente. Questo è male. È la giusta. Su un programma triadico, con l'incertezza del futuro, lo voglio aggiustare, ma la cosa ancora non c'è. Quindi, come posso fare? Abbiamo detto che il pensiero scatena tutto il resto, ma il nostro pensiero dipende dall'attenzione. Se io voglio questo per evitare quest'altro, la mia attenzione è qui, ma ne vado a cercare. Allora come si cammina sulle acque? Con una sola barca, non con due. Bisogna uscire dal senso di giustizia dei farisei. Se no non vai nel regno dei cieli. Cosa si fa? Io voglio questo. E se poi va tutto storto? Pace. Staremo a vedere. Se ci hanno messo con piccole installazioni di coraggio riusciamo a farlo facilmente, ma se ci hanno installato la prudenza abbiamo bisogno della religione di Dio. Io voglio questo, Signore, il futuro è incerto, tu ne sai più di me, tu sei misericordioso,